Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati in una challenge dopo secoli. Oggi andremo a fare la Guess the Movie Challenge, qualcosa del genere. Oppure allora, Guess the Emoji, oppure Emoji Challenge. Va bene, cosa andremo a fare oggi? Qui, che è successo? C'è un po' di sale di un video. Non si sa. Qui davanti a me ho una ciotola. Dentro questa ciotola ci sono dei bigliettini che sono stati scelti da una persona quinta. Qua dentro ci sono dei nomi di film. Come funziona questo video? Ognuno di noi a turno andrà a prendere un bigliettino e dovrà far indovinare agli altri tre il nome del film usando solamente delle emoji. Ovviamente non si possono usare 12.000 emoji. 3. Comunque. No, 3. 4, 5, cioè. No, mettiamo un numero. 4. 5. 5, perché alcuni film sono difficili, ragazzi. Ma 5 sono tanti. Vabbè. 5. Vince chi, finiti i biglietti, avrà più punti. Io direi che più facile così non si può. Quindi. Grazie Jaden che ci ha portato i fogli. Avremo un foglio a testa per il filmino. Un foglio a testa. Vuoi il verde e io l'arancione? Perfetto. Allora dovete scrivere le emoji sul nostro gruppo di WhatsApp, così poi io le posso mettere. Va bene, chi inizia? Preso. Ragazzi, chissà chi perderà questo. Ecco. Ok, beh, easy. Questo video dovrà trovarle. Facciamo 25 film. No, sono 20. Ma ne passano 5. Ma guarda anche. Dai, vediamo come va. Infatti se le vede va bene. La quarta? No, no, 3 va bene. Erano 5. Se si capisce 3 va bene. Quarta non riesco a trovare. Ok, 3 va bene. Guardiamo, se ragazzi. Se dici che con 2 si indovina, vai. Ragazzi, io provo così, voi. Cioè, indovinate bene. Oddio. Ok. Pensavo fosse più semplice, dai. È semplice, soltanto è. L'ho fatto anch'io. Stop, no? Stop. Non puoi pensarci 16 anni. L'ho fatto anch'io. Ma sono film, film, film. Sì. Tutti i tipi di film. Sì. Vai. Tanto giusto lì ha già scritto. Anche io, ma io ho scritto, io sono andato a. Comunque molto preciso, bravo Ste, così questo è il modo. Va bene, dai, alziamo. Ci siamo, 3, 2, 1, Cenerentola. Anch'io. Ok. Diavolo Veste Prada. Ci no. Stava, ci stava. E ci stai andando sul dettaglio. La scarpetta rosa, rossa. Però sai cosa mi ha creato un po' d'inganno? L'anello. Mezzanotte. L'anello sapevo di rivarlo. L'anello era per confondere. L'anello confondeva. Andiamo avanti, vai Giuseppe. Però dai, Diavolo Veste Prada pure ci potevo. Quindi ho vinto. Sì, per la scarpa. No, abbiamo preso noi due punti. La gente Jane pulisce. Raga, questa la indovinate con una. Eccolo, è arrivato. Raga, indovinate questa la indovinate. Chi è che diceva la indovino con una? Alla Sarabanda. Raga, se questa non la indovinate con una. Ma mettine 5 in ok, allora te ne metto due. Una, però vi spiego. La seconda, spiega la prima. Che spiegazione incredibile. Ma mettine tre. Ma tagli la testa al toro, mettine tre. Il cane avrebbe fatto peggio. Aspettate, questo è proprio il tecnicismo, cioè. Che vuol dire? Vabbè, vediamo, ragazzi, vediamo. Jaden. Ci sono, eccoli. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Scusami. E tu devi mettere solo la freccia. Una freccia in su e una bandiera inglese. Cosa vuol dire? Scusami. Grande Giuse. Cos'è che penso di aver capito? No. Raga, e cioè, ho creato un. Dalla regia mi stanno capendo, cioè ho creato una roba. Come no? Neanche. Jaden non sto facendo no con la testa comunque. Raga, è semplicissimo. Dai, collegate le cose. Se non ci arrivano loro due, io aspetto che scrivano qualcosa. Che bello, l'ho scritto anch'io. Raga. Vai. Ci stava. Ci siamo? Up. Ok. E vedi che era semplice? Sì, ma io non ho capito. Perché inglese? Inglese perché devi mettere una casa? Io avevo scritto a Cico perché pensavo mettessi un cagnolino. Ci stava. Ma su? Ma se metto una freccia su? Su? Up. Sì. Ma perché io avrei messo una casa e una casa e palloncini, perché non c'avevi voglia di cercare. Ma è più. Cioè, ma perché andiamo avanti? In inglese perché su in inglese è. Va bene, andiamo avanti. Io volevo scrivere Big Bang Theory. Ok, pensavo fosse alto l'Inghilterra. Va, ve lo devo mostrare. Vabbè, non ve lo no, mostrare. No, non lo scrivo qua. Jaden, pulisci. Ecco. Allora, povero panda. Ok, eccolo. 3 emoji. Aspetta, però la seconda non capisco se vuol. Cosa vuol dire questa cosa? Non si capisce. Perché c'è una candela? Hai rovinato tutto. Senza candela avrei indovinato. Candela. Perché? 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 Non mi io ce l'ho. L'abbiamo scritto, ragazzi. Parte il timer. Tic tac. Okay. Tic tac. No, quando non la sapevi, il tic-tac non lo mettevi, eh? Quando uno scrive, sì, se non scrive nessuno, siamo tutti stallati. Ok. Ci siamo? Vai. La bella e la bestia. La bella e la bestia. Masha e Orso.
E senza, se la candela era per dire. No, te lo giuro, ci sto pensando anch'io, ma se ho messo la candela apposta perché l'aveva messa il candelabro. E il candelabro l'ho trovato, la no, sulla candela. Ma vabbè, ci stava, dai. Vai, sa, tocca a te. Ecco. Meno male che l'ho visto questo film. Meno male che l'ho visto perché. Vabbè, cioè, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Già difficile. Finisce la scheda. Allora, vediamo. Io me ne metto due, poi la terza però mi fai indovinare subito, quindi me ne metto due. Se poi non l'hai indovinato nessuno dei tre, vi aggiungo la terza. È un lupo, c'è una casa. Hai già risposto dicendo così, che poi non è una casa comunque, se la guardi non è una casa. Comunque. Può essere. È un palazzo. Per me è una casa. No ragazzi, una casa è quella col tetto, no, nelle emoji è quella col tetto spiovente. Ho capito. Cioè. Vabbè, è vero che io ho letto, quindi la so, però pensavo che con due la indovinate subito. Ci siamo? Va bene, vai. Prego, Surri. Balto. Ma cosa? Cosa c'entra? C'è un lupo, c'è lo speciale. È un ospedale. Io ho scritto balto. I palazzi cosa c'entra? Tu ma no, scritto? Ma mettevo una slitta, qualcosa, un eschimese, non lo so. Cosa c'è scritto? Ma non si legge. Cos'è scritto? Twilight. Come? Era Twilight. No! Cos'era? Wolf of the Streets, palazzo, okay, e una strada. Una posizione, però ci sta. Devi mettere la strada, però. No, volevo mettere i soldi come terzo. Ci sta. Okay. Perché non hai messo i soldi nella strada? Ma perché pensavo che con due era indovinabile. Ma andiamo. Ma ci stava però. Solo a me poteva capitare questo. Perché l'hai visto solo tu? No. Hai. Vediamo. Dai, vediamo. Molto difficile, però purtroppo non potevo fare altro modo. Eh? Non posso chiedere solo se la seconda è un medico. È un dottore. Ok, va bene. Io ce l'ho. Sveglia. Io ce l'ho, easy. Al momento in cui io scrivo l'orologio e il fulmine. Dai. Copri. Difficile. Questo è il mio pane quotidiano. L'avrò visto 150 volte. Dai, pronti a girare? Penso di averlo. Aspetta, scrivo. Vai, su, ripetere. Tanto sei uscito, Sasha. Ritorno al futuro. Un medico. Dottor Stranamore. Ma non lo so, non sapevano cosa scrivere. No, a me ha aiutato l'orologio e il fulmine. Cioè, il tempo, il fatto del tempo è il focamento. Vediamo un po'. Non ho mai visto il dottor Stranamore. Ma anch'io. Ma esiste, no? Sì, no, esiste una commedia. Ma non lo so, ho scritto a casa. Esiste una commedia. Vabbè dai, fortunatamente questo è uscito. Ci sono. Easy, raga. Cioè, le mie sono quelle pop pop. Cioè, easy. Dai, con due, raga. Con due. Dai con due. È easy. Tagliata. Dai, scrivete in 5 secondi perché sennò. Raga. Però potrebbe essere due film diversi. Voglio scrivere. Dai. No, non mi ricordo come si chiama. Cosa? Ma gli occhiali non mi rappresentano nulla. Come si chiama? Suggerire. Io già si scrivo. Vai. Siamo? Cos'è? Mass Attack. No. Paul. No. Man in Black. Cacchio, io pensavo Paul c'era l'alieno con la faccia così a dire. Ci sta. È Paul. Devi mettere il tipetto con lo smoking. Sì, ma non aveva gli occhiali. Non aveva gli occhiali, molto meglio gli occhiali. Men in Black sono più gli occhiali. Niente. Let's go. Vai. Questo non so se lo indovinate. Io solo leggendo mi sono ricordato di aver visto questo film. Questa raga, ve lo dico, è complicata. Già fai qua tu. Sono rapido. Io ho scritto, frate. Dico, io che non ho letto, non sapevo neanche io di averlo visto. Che non l'ho mai visto. Avete tanto tempo libero? Ma l'ho visto da piccolo. Sì, forse avevate tanto tempo libero? Ero piccolo. Vai, ci siamo? Vai, Steph. Ho scritto Gallina in fuga. Anch'io. E quello volevo scrivere, non mi ricordavo il titolo, scritto Nella vecchia fattoria. Però io, il concetto è che non l'ho mai visto sto film. Quello volevo scrivere. Solo che l'ho sentito. È quello lì con le galline che sono fatte di pongo. È quello che ho detto ai galli che scappano, però non mi ricordavo. Io l'ho visto una. Ma infatti tu mi hai dato il consiglio perché io non me lo ricordavo. Mi ricordavo l'ultima volta. L'hai indovinata con una. Due. Me l'ho messo tre perché magari con due non si capiva, non trovavo quello. Vediamo. La prima dovete guardarla attentamente. Ok. Ce l'ho. Guarda la prima attentamente. Ce l'ho. Sì. C'è una parte di mondo. Sì, ho capito. Penso sia abbastanza easy, Ok. Ok, andiamo. Okay. Ace Ventura. No, scherzo. Madagascar. Anche Madagascar. Io ho scritto Madagascar. No, però io, cioè all'inizio pensavo fosse, cioè il pinguino mi confondeva, però perché ma aspetta, non io non sì, il pinguino. Leone sì, ma era la giraffa, non c'era il lemure, ho messo il leone e il pinguino. Ragazzi, chi farà meno punti pubblicherà una storia che sceglierà gli altri. Non l'ho visto, ma so rappresentarlo. Tanto per rappresentarlo anche attraverso il titolo. Sì, è quella la cosa più io faccio sempre quello. E l'ho fatto io con app. Questa è proprio io. Ho messo una casetta. Questa raga è proprio easy. No, così rappresenti quello che c'è dentro. Questa raga è proprio easy. Boom, l'ho già sparata. Right into the face. Boom.
Ah, anche questo. Non mi ricordo il film. Non l'ho visto. Io l'ho visto. Non l'ho visto neanche io, ma non mi ricordo il titolo del film. Non è di Giscano. Non mi ricordo il film. È Tizio e ma tutti l'hanno capito. Tizio e la tigre. Non mi ricordo la lettera iniziale. È pure fighissimo, visto. È fighissimo. Io potenzialmente ho cannato. Io l'ho visto in un viaggio verso il Giappone sull'aereo. Però non so il titolo. Cioè, raga. Ok, non lo so. Lui ha risposto in bianco, io spero di aver cercato lettera. Te cosa hai messo, Sam? Tigro. Io è vero! Hai messo? Vedi che era un po' che lettere. La vita di pista. La vita di pista. La vita di pista. C'è un uomo che se la mette sulla tigre. Barca. Non l'ho mai visto. Il film è bello, guardatelo. Pia era lui. Sì. Tu hai scritto tigro. Tigro è quello di venire pure. Ma non saprò cosa scrivere, raga. Questa è bella. Vai Giuseppe, stupisci. Pure queste con una ora, che a me mi arrivano quelle con una. Vai. Dai. Sei. Sì, guarda, non mi ricordo neanche. Vabbè, questa se la sbagliavo era proprio stupido, eh. Il titolo in italiano e in inglese. In italiano. Era facile anche con una. C'è solo un film che parla di quella roba lì, dai. Con una la indovinavate. Vabbè, manco un po'. Tartaruga ninja. Tartaruga ninja. Uguale. Mettiamo una tartaruga, era fatta, invece no, ci ho messo pure le spadine. La tartaruga magari la doppia spadina. La doppia spadina tocco di classe. Tartaruga. Mi ricordavo che c'era una roba. Ti immagini c'era Franklin? No, però io mi ricordavo che c'era un emoticon di un ninja, ma non esiste. Sì. Questa raga, sì. Questa è complicata. Complicata. Ho pochi minuti. Vai. Questo non so se ho le emoji adatte, purtroppo, ragazzi. Non è che voi sono inventate nuove emoji per far fare noi video. Non so se ho le emoji adatte. Ok, quattro emoji per voi. Vai. Vabbè, ma è facile. Boom! Io ci sono, il time parteggio. Anch'io. Ma io. La prima emoji mi ha accompagnato. No, io ho capito con le ultime due subito. Infatti non servivano le prime due. Ma volevo descrivere il film. Poi hai fatto entrato in un concetto. No, ci sta. Ma bastava mettere il latte. Lancia meccanica. Lancia meccanica, bello di tutto. Comunque, perché c'era il cilindro del cilindro. Non c'entra meno. No, ma non c'era la spetta. E ho messo il tipo che spicchia. Ma cosa? È un golfista! È un golfista! Ma che cos'è? E la mazza non c'era, vabbè. Mazza ultimo! C'era. Vai, Sasha! Deciderai tu con questo coso e. Intanto per dove vabbè, non ci sarà tra noi tre, però. Presunto, no, ma le emoji l'hanno tolta, esisteva queste emoji. Mandata, ragazzi! Vai, raga, veloci! Era un po', era complicata da. Ma potrebbe venire di qualsiasi cosa. E non è il titolo. Cioè, nel senso. Sono elementi del film. Elementi del film, perché il titolo non potevo mettere, non avevo le emoji. Ok. Forse ce l'ho. Quello è uno squalo o un delfino? Uno squalo. Zitto. Ci provo. Uso questo qua. Pronti? Ci sei? Devo stare zitto. Secondo me avete altri tre, raga. Citare. È l'unico che sei. Alla ricerca di Nemo. Alla ricerca di Dory. Io Nemo ho scritto. È Nemo. Ma si chiama alla ricerca di Nemo. No, in il secondo è di Dory, il primo è Nemo. Come si chiama? Ma messo Dory? Non c'è Nemo. Non c'è Nemo. Ma come si chiama il film? La ricerca di Nemo. La ricerca di Nemo, l'ho indovinato io. Ragazzi, per questo video è tutto. Non ho tenuto conto dei punteggi, quindi li vedrete qui in sovraimpressione. E chi ha perso farà una storia su Instagram e decisione degli altri. Per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo format vi piaccia, ne faremo altri sicuramente in futuro. Ciao a tutti.